Buongiorno ragazzi, benvenuti. Nuova parte, nuova puntata, precisamente dobbiamo attraversare, finire di attraversare la via Vittoria per raggiungere la Lega Pokémon. Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Un'iscrizione al canale, vi state scrivendo in molti e io di questo vi ringrazio. E poi divertitevi, seguite. Ho detto una vaccata io nello scorso episodio, ho detto che Jasmine, capo coleste tipo elettro e acciaio. Mi dovete perdonare, me ne sono accorto subito dopo mentre editavo, però ormai che fai, butti via un video perché hai detto tipo elettro, se poteva fa. Quindi scusate, cilicio per Pardini, mi autoinfliggo la pena, ho detto una vaccata. Andiamo avanti, allora, il team è sesto. Infernape, Malox, Pardos, Rose, Mysterio, Crawlit. Tutti sul 55-56. Diamoci un po'. Abbiamo detto vogliamo allenare un po' i buon inferno. Diamoci un po'. Di leveling a Infernape. Voi avete avuto difficoltà con la via Vittoria, avete trovato subito la strada, difficoltà con l'allenatore, voglio un po' indagare. Vediamo cosa ci offre in termini di esperienza e confronto questa allenatrice, Emily. Beh, qui Cingling lo grigliamo. Ricordate ragazzi, Cingling 5 minuti su un lato, poi si gira, 5 minuti sull'altro, poi si toglie e si sala a crudo. Stesso discorso per Chaimiko, 6 minuti invece di 5, perché evolvendosi insomma matura una buccia un pochino più dura, però insomma quello è. Bene. Oh. Nonostante i pochi punti esperienza, saliamo e voglio imparare Ginocchio? Direi di sì. Ho bisogno di una mossa un pochino più potente fisica. E quindi l'upgrade è presto fatto. Sgranocchio su morso. Bene. E Emily ce la siamo giocata. Io faccio cascata, poi ci sarà da andare a sinistra a scendere. Ho visto c'è una sferettina lì che però non posso prendere a meno che non faccia questo lavoro. Quindi vediamo un po'. Preciso. Drago Pulsar. Non ce la impara nessuno di rilevante. Insomma, non abbiamo draghi purtroppo, però... Va bene. Lui ci avrà un drago di sicuro, mettiamogli Malox che ha Ice Beam. Poi capace nemmeno bisogna venire qui, ovviamente bisogna proseguire da destra, però A, sono esperienza, B, i domadraghi vanno affrontati. Vabbè, i ragazzi gli danno irrisorio, ma non irrisorio questo Ice Beam, e si vola. Vediamo cosa c'è qua giù. Niente, lì si ritorna indietro. Guardiamo un po'. Un altro domadraghi, Anderson. Però non ha un drago. No, aspetta, non è un drago, è veterano, una cavolata. Mysterio.
Mysterio. Vabbè, vola raggio, direi che è nello spettro delle cose che possiamo. Super regge. Scintillone no, perché non solo è super efficace, ma lo andiamo a pizzicare in difesa fisica, dove lui pecca e non poco. Ecco, qui però, cari ragazzi, dobbiamo ovviamente telare. Non direi Rose Raid, anche se dovessimo prendere, faccio vedere, un terremoto, un 40%, poi con Giga Assorb ci riprendiamo tutto con gli interessi. Tempesta. Giusto la noia del Dot a fine turno, ma... vabbè. Questa amicizia ora comincia a diventare personalmente fastidiosa. È veramente la meccanica che secondo me rovina di più la valutazione generale del gioco. Non so se siete d'accordo con me. Empoleons. È acciaio, ma è anche acqua, quindi comunque Giga Assorbimento lo prende. Vabbè, qui decide di andare erroneamente di Aqua Jet. In realtà avesse avuto per Forbecco, ci avrebbe potuto, non vi dico fare la festa, ma farci male di sicuro. Vabbè, lui opta per Forbecco. Onesto. Non mi ricordo se c'era uno strumento. Ah beh, gli affila artigli, che non sono male per noi. Ottimo, abbiamo fatto bene a cercare. Perché gli affila artigli, se vi ricordate, aumentano la probabilità di brutti colpi. E noi abbiamo Night Slash su Honchkrow. Quindi adesso con Honchkrow abbiamo il 50% di possibilità, quando usiamo Night Slash, di crittare. Flacone di zinco, qui lui non ci fa passare. Fatti un po' guardare, diventerai ancora più forte, incontrerai tantissimi Pokémon. Questo è ciò a cui devi pensare, se vuoi il mio consiglio vedrai che il tuo mondo si amplierà. Però sì, non ci fa passare. Ma io non mi ricordo se prima dovevamo andare verso destra. Però qui sembra in realtà, insomma, proseguire come percorso, avendo la sua dignità, dovesse essere un percorso per un oggetto che è un percorso alternativo, sarebbe già stato, no? Chiuso. E invece... vediamo un po'. Beh, qui andiamo via. Va bene. Possiamo reggere.
scintillone giù. Severo Baltimore possono in qualche maniera reggere perché abbiamo poca potenza, no? Con di mossa, intendo. Però chiaro, un 4 per e soprattutto una statistica d'attacco, quella di Luxray, che è molto interessante. Peccato davvero per questa roba di fargli imparare Wild Charge al 90. Quello è stato veramente un peccato. Facciamo ripresa, intanto lui è sotto. Facciamo economia su iperpozioni varie. '57, bene, 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 bene. Orfeo. Ciao Orfeo. Era la strada più che giusta. Ma perché eravamo già arrivati? E allora ragazzi, oggi tocca, eh? Oggi tocca. Lega Pokémon. Oggi tocca. Secondo me faremo un po' di fatica, vi dico la verità. Specialmente con un paio di elementi vediamo, via. Allora, 17 per pozioni e 4, 22. Beh, sicuramente due ricariche totali, vita all'erba, polvo cura. Siamo a posto. Giusto, sfida col rivale, giusto, giusto, giusto. Me ne ero dimenticato. Staraptor. Vabbè, noi siamo speciali. Quindi scialla. Pioggia danza. La prima volta che me la vedo fare. Rapida artigli, così ci togliamo il pensiero. Staraptor magari poteva fare rimonta, poteva fare Brave Bird. Rimonta ci avrebbe ovviamente portato a un PS. Roserade. Qui dobbiamo andare. Qui dobbiamo andare. Chi si manda? Andiamo il nostro di Roserade. Così incassiamo erba 4 per e poi andiamo di Slugbomb Slugbomb. Fior Tempesta. È fisica, vabbè, erba, non ci avrei fatto niente, però che palle. Direi non male, direi non male. Campo erboso. Quindi ci potenzia anche le mosse di tipo erba, dato che tocchiamo questi esili piedini terra. Raga, questa potrebbe essere la penultima puntata. Che noi abbiamo detto, concludevamo questa run di gameplay con la sconfitta della Lega, no? Cazzo, glielo potrei dare Calm Mind, lo sapete? Merda.
Io glielo do. Lo tengo mixed con Close Combat, che è poi anche più affidabile. Ma io glielo do Calmind. Se noi riuscissimo a calare un Calmind, effettivamente siamo modest, come se diventassimo Specs. Brutta sta roba. Non saremmo mai morti, ovviamente, contro di Rapidash, però un sessantello l'avremmo preso. Tossina, fatta un po' come un veleno. È una mossa infallibile. Non ha 90. Comunque i campi si vedono, se possibile, anche peggio. Oi. Cioè, questo campo erboso sembra elettrico. Ora, perché... è il riflesso della lega, è tutto arancione, ok, quindi diventa giallo, ma... vediamo se basta lo zuffone. Dovrebbe, perché ho anche la lastra. O lo Snorlax. Pardos, spettatore non pagante, sfoggia o zuccata, sì. I like it. Si fa fuori roccia tomba, lo so. Non avevo più bisogno di droppare la velocità. Ma cosa ti serve droppare la velocità se killi con zuccata? Potrebbe farmi acqua jet. Siccome tutta l'esperienza è utile per affrontare la lega, dobbiamo far livellare anche un gocciolino. Disco inferno. Qui Wild Charge sarebbe bastata. Scintilla no. Non mi ricordo come arrivai con l'altra squadra, con l'altra run, che peraltro trovate completa, di post game, ma veramente cattura di giratina, tutto, tuttissimo, l'abbiamo fatta su Twitch. Quindi andatevela a vedere, ma dovete andare sul canale dei ricaricamenti. Francesco Pardini live, trovate il link in descrizione, ragazzi. E già che ci siete, magari se vi va, iscrivetevi pure. L'Heracross del primo Super 4 alla Lega ci darà, a mio giudizio, delle enormi grane. Buono. Ora siamo davvero pronto. Immagino di non essere pronto per la Lega. Se perdo contro di te, accidenti, ma stai in guardia. Diventerò più forte e vincerò una sfida dietro l'altra alla Lega. Vedrai, diventerò campione e sarò il più forte di tutti. Non penso. Noi abbiamo un paio, tre di elementi che ci facilitano rispetto all'altra squadra, all'altra run. Tipo Gastro, Roselade, ma anche Infernape. Che Torterra è stato un po'... sì, utile ma non troppo.
Proviamo. Debuttiamo alla nostra lega. Papam. Chi si mette davanti? Inferno. Regola, io non userò. Non userò revitalizza e pozioni varie durante la lotta, ma solo fra per ristorare la squadra fra le varie, i vari capopalestra. Questo per riequilibrare la meccanica dell'amicizia e sicuramente in qualche sua occasione farà la comparsa. Ma qui si comincia. Dustox, giusto, non ha gli Ammega, perché quello quando si ribatte per la seconda, terza volta, quindi andatevela a vedere nella run super nel canale dei ricaricamenti. Qui lanciafiamme, ecco perché vi dico Infernape meglio di Torterra. Decisamente. Heracross, ecco, se passiamo lui siamo più veloci, buono. Questo è molto importante. Boh, e allora questo probabilmente ce lo facciamo quasi integralmente con Inferno. Caliamo un Calm Mind qua. Lui dovrebbe essere un Pokémon speciale. Quindi comunque potrebbe farmi una mossa volante, eh. E le danza anche lui. Osho. Vediamo se però siamo comunque più veloci. No. Usa un'altra le danza. Ha più 2. Se la regge, il nostro lanciafiamme ha più 1. Potrebbe. Io sono comunque indeciso, forse secondo me no. E infatti ha voluto esagerare. Bene, bene, bene. E allora adesso siamo abbastanza distruttivi. Drapion, ok, lui non è coleottero, eh? Lui è, ricordatevelo, veleno buio, quindi lui in realtà la reggerà. E anche più veloce. Vediamo, lanciafiamme nostro, come se fosse Spex, guardiamo un po'. Mamma mia, Nape! Mamma mia, Nape! E non eravamo in fuoco aiuto. Non eravamo in fuoco aiuto. Bene così, Aaron. Sei stato inferneppato. Inferneppabile. Allora, io in verità, uno giustamente arriva adesso e dice Madonna, lega. Cioè, banale. E no. Chiaro, il primo con Infernape, sì. Però no. Allora, il secondo è tipo terra. E in realtà anche il secondo per noi sarà abbastanza una formalità con Roserib. Bene bene, dice Terry. Sei un allenatore adorabile e tosto allo stesso tempo. Io sono Terry e ho una predilezione per i Pokémon di tipo terra. Terry. Anche se poi ho come l'impressione che contro Camillona Nazionale non sarà propriamente così facile. Vabbè, qui chiaro, Quagsire, via.
Cioè giga drain. Questo è un one hit. Devo le 4 per. Ecco perché vi dico, siamo costruiti meglio. Io non avevo, come tipo erba avevo Torterra che era, insomma, quite useless, perché era lento, quindi magari faceva una kill ma poi veniva revenge killato. Whiskascione dovrebbe avere anche la Rindo, cioè la bacca anti-erba, ma secondo me not enough per reggere, ma perché abbiamo un attacco speciale allucinogeno. Di lui molto meglio una Sash. Lasciate perdere il crit per adesso, ma meglio che arrivino adesso questi colpi di felicità che sono del tutto indolori. Crawlit, anche Crawlit, ragazzi, guarda che statistiche il nostro Honchkrow, 198, c'ha più attacco che PS. Sudo Magodo potrebbe avere Stardi, se non ce l'ha secondo me muore anche lui. Ragazzi, Roserade è... Lui immagino abbia Stardi per davvero. Io comincio con un glimmino. Lucidatura. Però sei lento, Ciccio. Cioè potresti comunque non reggertela. No, invece sì. Occhio perché terremoto ci farebbe... niente. Terremoto ci avrebbe potuto fare un bel 70%. Del quale poi avremmo ponderato recuperando un 30, quindi un 40 netto. Ci saremmo proposti da Hippodon con un 60. Ma evitiamo. Roserade is on fire. Quanta felicità. Comunque, meglio ora che... quando magari ci sarà un po' di pathos, tipo dai prossimi Elite Four. Se lo dovrebbe reggere ma rimanere nel rosso. Mamma mia, che calc, Pard, che calc. E qui, tipo, se non avessimo evitato prima saremmo morti. Siamo morti uguali, come potete vedere. Ma forse saremmo morti anche con Golem. Vabbè, mal di niente perché comunque Malox finisce il lavoro. Noi abbiamo neanche assegnato gli strumenti a tutti, ma perché non ne abbiamo di utili. Vediamo se gli dà una ricarichina totale. Immagino di sì. Quindi è un surf inutile il nostro con rapide artiglie, perché più o meno gli faremo il danno che gli ha fatto Roserade. In quanto abbiamo meno attacco speciale, però è una mossa più potente. E qui Terry decide di entrare in un loop temporale infinito. Oia, oia. Se l'è presa perché gli abbiamo evitato la mossa. Con la felicità, secondo me. Cioè, come quelli su Showdown quando ti... Sì. È così. Così. Ovvia, dopo due riposi, due ricariche totali, possiamo dire di aver battuto anche Terry, la seconda degli Elite Four, dei Super 4 di questa regione di Sinnoh.
Le prime due sono state una formalità, ma chiaramente per via di Inferni per Odred, io non penso che sarà così anche la prossima. Noi salviamo qua e come al solito spezziamo, e a questo punto rendiamo al prossimo probabilmente episodio, qualora riuscissimo a battere Camilla e i due super 4 prima, l'ultimo di questa nostra lunga serie su Damante Lucente, che insomma ci ha visto per ben due episodi al giorno negli ultimi 11 giorni darci particolarmente dentro. Lasciatemi raccomando un mi piace e aspettate con grande ansia il prossimo, forse ultimo, per scaramanzia quantomeno almeno dobbiamo dirlo, perché non è detto. Questi due sono stati facili, ma per dei motivi logici e razionali. I prossimi, secondo me, avremo sicuramente qualche difficoltà in più. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale se volete supportarmi e andate in descrizione laddove, se siete interessati anche all'altra run, quella su Perla, trovate il link per Francesco Pardini Live, il canale dei ricaricamenti. Buona lega a tutti, ci vediamo stasera, nonché su Twitch, 14:18, ricordatevelo. Ciao!